John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti e benvenuto anche oggi qui accanto a me a Fuse Gamer. Ciao ragazzi, ciao Sick, grazie dell'invito. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di Napoli ovviamente, perché non si può non parlare di Napoli vista la partenza, quindi vi voglio bello carico. E ragazzi, a voi come sempre, prima di iniziare vi invito a passare sul canale di Fuse Gamer. Qualora non foste ancora iscritti, trovate il suo canale direttamente in descrizione, il link direttamente in descrizione. Lasciate anche tantissimi mi piace se volete altri video di questo tipo. E allora parliamo di Napoli. Innanzitutto, vabbè, penso che tu sia abbastanza fomentato in questo periodo, dai. Sì, sì, sicuramente. Allora, innanzitutto, faccio le corna a te, Sick, perché nel Fuse Talk già ci hai tirato qualche zeppata. Vabbè, vabbè, non diciamo nulla. Vabbè, sono abbastanza contento, ragazzi, dei ragazzi di Spalletti che finalmente, diciamo che stanno avendo una continuità. Non lo so, perché comunque c'è stata quella sconfitta con lo Spartak, c'è stata subito la reazione dopo con la Fiorentina, però sono soddisfatto, devo essere sincero. Fino ad adesso non gli puoi dire nulla, a parte lo Spartak. Tra l'altro la stoccata l'ha tirata pure Mourinho a Spalletti, battuta in conferenza. Però è stato un bello scambio, dai. Nel senso, magari loro non si vogliono così bene come si vede davanti alle telecamere, però un pochino, cioè, è piaciuto secondo me. No, è stato abbastanza, un siparetto abbastanza, diciamo, umano, vai, diciamo così. È stato molto bello, perché poi lo sfottò alla base del calcio, ragazzi, quindi mi è piaciuto, è vero, anche a me. Senti, parliamo di scudetto. Mamma mia, sì, scudetto. Ok, ma vaffanculo, basta, chiudiamo il video. No, vabbè, nel senso, allora facciamo così, parliamo di campionato, okay, che è meglio. Partiamo dalla striscia. Ora, al di là della scaramanzia, ti chiedo, secondo te, e ti leggo le quattro prossime avversarie del Napoli, sì, in ordine, che sono, e tu ovviamente lo saprai bene, Torino, Roma, Bologna e Salernitana. Secondo te il Napoli può farcela a fare queste 11 su 11, che vorrebbe dire battere il record della Roma storico delle 10 su 10 nelle prime 10? Allora, come ha detto Mourinho, sì, infatti proprio mi sa Spalletti, no? Ha fatto le 10 su 10 con voi quando c'era Dzeko alla Roma. Ricordo con la Juve. Sì, ma non le ha fatte Spalletti, le ha fatte Garcia, il primo anno di Garcia. Ah, è vero, Garcia, c'hai ragione, minchia. Vero, vero, vero. Era una bella Roma quella, innanzitutto. Allora, per quanto riguarda quel record fatto dalla Roma, non lo so, ragazzi, perché mi fa tanto, ma tanto, tanto paura la Roma di Mourinho, soprattutto in casa loro. Sarebbe per me molto molto buono un pareggio lì a Roma, ti sono sincero, Sic, anche se allora non so se firmerei per il pareggio. Ti direi al 55% sì, al 45% no, perché comunque cioè, sai che tu, tifando sì, la Roma sì, quest'anno, vedi che comunque, a parte con la Lazio, a parte qualche anche con il Verona, la Roma comunque ha esaltato qualsiasi giocatore della Roma in questo momento. Penso stia dando il massimo, quindi ci voleva proprio Mourinho per questa Roma. Mancava solo la mentalità a questa squadra, perché poi i giocatori ce li aveva. Guarda Pellegrini, Zaniolo purtroppo sì, si era fatto male, ma è ritornato ed è ritornato alla grande. Pellegrini per me, ragazzi, a livello di trequartista è davvero incredibile. Quindi solo per la Roma ho paura. C'è da vedere anche con le piccole, ovvero con Bologna, Torino e Salernitana, se Napoli reggerà questa continuità che ha avuto comunque nelle prime gare. Che il problema alla fine per il Napoli, anche l'anno scorso, i big match, diciamo che ce la siamo cavati, diciamo, più o meno. Con le piccole c'è stato il problema, infatti abbiamo perso molti punti lì. Però vediamo, dai, solo con la Roma c'ho paura, sinceramente. Ok. Senti un'altra cosa, beh, a parte una cosa secondo me abbastanza palese, da cui dissociarsi assolutamente, perché oggi non so se hai seguito, vabbè, Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina. Letto. Lo stesso Vlahovic che negli ultimi giorni era stato appunto al centro di frasi razziste nelle settimane precedenti, e poi Koulibaly negli ultimi giorni. Ragazzi, questa è una cosa che deve assolutamente finire, ed è una cosa assolutamente vergognosa. Assolutamente sì, mi associo a te, Sick. E ho anche un appello da fare ai ragazzi che ci stanno ascoltando. Ragazzi, non bisogna mai ignorare questi tipi di comportamenti, bisogna sempre condannare. È molto importante, perché se si trascurano questi persone,
secondo me non si possono chiamare persone, si deve innanzitutto non farle andare più allo stadio. Quello mi pare il minimo. Poi vedremo. Allora, torniamo a parlare di calcio. Dicevamo, 7 su 7, quanto Spalletti c'è in questo Napoli? Cioè, secondo te, con un altro allenatore, questo Napoli, non ti chiedo, starebbe facendo la stessa cosa, però sarebbe molto vicino a questo? Cioè, Spalletti è aiutato dalla squadra o la squadra è tanto Spalletti? Ma secondo me sei ambedue le cose. Cioè, io credo che c'è stato subito quel feeling tra squadra e Spalletti, secondo me, che ha aiutato molto la squadra e ha aiutato molto Spalletti. Guarda, ti faccio un esempio, guarda Insigne e Spalletti. Secondo me, se non ci fosse stata questa intesa tra questi due personaggi, che in questo momento sono due personaggi icone per il Napoli, anche Koulibaly, anche un Anguissa che comunque sta facendo tanto per questo Napoli, io ti dico che si stanno aiutando a vicenda, devo dire la verità. Però ovviamente il lavoro di Spalletti, ragazzi, si vede soprattutto nelle sostituzioni, soprattutto nella lettura della partita, e quindi sono davvero fiducioso di Spalletti. Molti mi hanno detto che parte sempre così forte, ma poi va a scendere. Anche con l'Inter, se non sbaglio, ha fatto così. Sì, vedremo. Anche a Roma, febbraio-marzo lui cala, di solito. Vediamo. Quello sarà da vedere, ragazzi. Ovviamente non abbiamo la sfera magica, non prevediamo il futuro, però fino ad ora sta facendo bene. L'obiettivo è la Champions, però, L'obiettivo è la Champions, vabbè, attenzione. Sì. Sai, vedo il Napoli di quest'anno un po' a livello di obiettivi come il Milan dello scorso, nel senso, era partito a bomba il Milan, l'obiettivo resta comunque la Champions, però se poi arriva lo scudetto, se poi arrivi secondo, se poi sei lì per lottartela, ovviamente, cioè di certo non ti tiri indietro. Certo, è ovvio. Vediamo, dai, il Milan quest'anno lo vedo abbastanza bene, c'è un Inter che non bisogna sottovalutare, c'è la Roma, ragazzi, che neanche bisogna sottovalutare. Vediamo, dai, c'è l'Atalanta che comunque, a prescindere, secondo me, se dovesse ritornare come nelle stagioni precedenti a riconquistare questo gioco dato da Gasperini, non è neanche da sottovalutare questa Atalanta, che è stata sfortunata nell'ultimo periodo. Sono d'accordo con te. Ti chiedo, è vero che l'alternanza non è mai un problema, cioè che l'abbondanza non è mai un problema, ed è vero che a gennaio poi ci saranno dei giocatori che andranno via, ne parleremo tra un attimo. Però ti chiedo, con questo Anguissa e con questo Fabian Ruiz, che succede quando torna Demme e quando ci sono tutti? Allora, secondo me Spalletti farà giocare tutti. Poi certo, ci sono delle gerarchie, sicuramente Anguissa attualmente lo vedo attualmente favorito rispetto ad un Demme, però secondo me a prescindere lo farà riposare, farà giocare Demme, farà giocare anche Lobotka quando rientrerà, farà giocare anche Fabian, lo sappiamo, e secondo me è l'unico forse inamovibile Fabian, perché a livello quando è in giornata secondo me, ragazzi, è tanta roba Fabian, è tanta roba. L'unico suo problema è che non ha continuità, secondo me. Un po' lentino, ma nella lettura del gioco, ragazzi, con i suoi piedi che veramente a livello tecnico, secondo me Fabian Ruiz è tra i migliori in Serie A. Secondo me, questa è la mia opinione, poi non so tu, Sick, però... Sono d'accordo con te, anche perché ne parlavo qualche giorno fa e dicevo, non è che Fabian è diventato veloce all'improvviso, è che Spalletti gli ha dato un modo diverso di giocare, che gli basta fare pochi metri in campo, ma quei metri che fa lo rendono assolutamente protagonista del modo di giocare del Napoli e di Spalletti. Serviva un Anguissa a Fabian, semplicemente. Sì, sono d'accordo. È stato... Sono d'accordo. Senti, parliamo un attimo di Osimhen, situazione Osimhen. Osimhen quest'anno sta completamente esplodendo. Secondo te può fare capocannoniere, può vincere il titolo di capocannoniere e continuerà così per tutta la stagione, onde evitare ovviamente il mese di gennaio? Allora, innanzitutto ho fatto la figuraccia perché pensavo che l'avessi comprato di Osimhen. Mi sono poi dimenticato che ho comprato la maglia bianca di Insigne. Pensavo fossi di Osimhen, no. Vabbè, sti cazzi. Allora, per quanto riguarda Osimhen, allora, secondo me non farà capocannoniere, però... Per me 25 gol li fa a mani basse. Attualmente, cioè, vedendo questi numeri, 25 gol secondo me li fa.
Però secondo me il capocannoniere all'inizio dissi Ronaldo, secondo me sarà sempre Immobile. Peccato che mo sia infortunato l'Italia. Secondo me sì, Immobile adesso vedremo. Invece per quanto riguarda il ritorno di Mertens, che appunto è avvenuto un paio di giorni fa, come vedi appunto l'utilizzo di Mertens, se sulla tre quarti, se Dala, se faranno un tempo per uno? Anche perché uno penserebbe tipo, beh, metto Mertens a fine primo tempo, spacca la partita. Ma ti priveresti di questo Osimhen? C'hai ragione, però Mertens c'ha sempre quel piedino che ti può dare sempre una mano, è quel campione che ti può cambiare la partita, ragazzi. Lo rischierei anche a volte, nel caso in cui stessimo perdendo una partita, di fianco ad Osimhen, secondo me ci potrebbe stare come mezza punta magari, non lo so. Vedremo Spalletti come lo utilizzerà, spero solo che... Sai che ho questo presentimento che solo con Mertens abbia un rapporto un po' più distaccato rispetto agli altri giocatori. Non lo so, ho questa sensazione, magari mi sbaglio, poi a fine stagione tireremo le somme. Però non lo so, con potrebbe Mertens essere. Lo vedo come Totti alla Roma, capito? Non so cosa hai capito, cosa intendo. Sì, sai che c'è, che lui c'ha un po'... Mo, non lo so, io mi aspettavo anche che si rovinasse il rapporto con Insigne, tant'è che all'inizio sembrava che Insigne dovesse andare via, invece poi adesso sembrano migliori amici. Lui c'ha un po' questo fastidio con chi ha... Scusate la volgarità, chi ce l'ha più grosso di lui lì, cioè nel senso chi è più importante. Quindi non lo so, magari mi sbaglio, magari mo arriva Mertens e spacca tutto, Vediamo, ce l'auguriamo. Vabbè, noi napoletani ce l'auguriamo anche chi ce l'ha al fantacalcio. E speriamo bene, dai. Senti un po', arriviamo alla nota più dolente probabilmente di questo video, ovvero il mese di gennaio. Ora, al di là del fatto che anche io credo che sia veramente stupida come cosa il fatto che alcuni calciatori lasciano il club con il calcio che continua a giocare, anche se poi in realtà non avrei un'alternativa, perché comunque questi non possono giocare d'estate perché fa troppo caldo. Sì. Potrebbero, forse sarebbe meglio giocare a dicembre, quantomeno a dicembre c'è la pausa in quasi tutta Europa e quindi perderebbero meno partite. Ma al di là di questo, il Napoli perde quasi sicuramente Unas, Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Secondo te come potrebbe reagire il Napoli a questo? Allora, è proprio quello il problema, è che il Napoli ha, cioè praticamente ha la spina dorsale su questi giocatori che ha appena nominato, ovvero, vabbè, a parte Unas, Anguissa, Koulibaly, Osimhen. Secondo me quello più importante, no, in realtà, cioè, sono tutte e tre importanti, ragazzi. Cioè, il Napoli senza Osimhen non ha quel pallino del gioco in avanti. Il Napoli senza Koulibaly non ha quella forza in difesa da dire vabbè, siamo a posto. A centrocampo Anguissa sta dimostrando quel che sta dimostrando. Io mi auguro solo una cosa: non me ne vogliono i nazionali dei giocatori, ma io spero escano il prima possibile. Scusate se ve la siccio, però questo ci dobbiamo augurare, purtroppo. Ma secondo te De Laurentiis prenderà qualcuno a gennaio per mettere una pezza o dirà incrociamo le dita e vediamo come va? No, anche perché se non sbaglio sono 4 partite, cioè non sono neanche tante. L'unica difficile è quella con la Juve, la prima, al 6 gennaio. Vediamo, non mi saprei immaginare un Napoli senza quei tre lì in campo. Quindi alzo le mani e speriamo in San Gennaro, perché là veramente ci vuole la mano divina. Vabbè, allora la chiacchierata sul Napoli ce la siamo fatta. Chiedo a chi ci sta seguendo in questo momento di dirci, tu grattati nel frattempo, se secondo voi il Napoli vincerà lo scudetto. Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ok. Grazie mille Pius per essere stato qui con noi. Grazie a te Sik, ci vediamo molto presto, magari ci vediamo a fine stagione, dai, parleremo di un Napoli o vincente o soddisfatto per i suoi obiettivi iniziali. Vediamo. Tireremo le somme. E va bene, allora ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Pius Gamer qualora non l'aveste già fatto, lo trovate qua sotto in descrizione. Se vi va potete iscrivervi anche al mio. Lasciate tantissimi mi piace se volete un altro video di questo tipo con un altro ospite speciale. Grazie, buon shalalalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.